E iniziamo, ragazzi, iniziamo a rompere le palle al primo cornuto del video. Eccolo là, e lui è il primo cornuto. Che personaggio è il tuo? Raul. Raul, perché hai scelto sto cornuto? Perché c'è chi mi ha fatto le corna. Oh, aspetta che non te si vede qua, ecco da qua, girate Raul. Oh, ecco, mo te si vedono bene le cornone. Mi hanno fatto le corna, allora le ho riprodotte. Bisogna sempre, tu c'hai le corna d'oro, proprio corna deluxe, diciamo. Perché hai scelto sto coso? Perché già pure tu c'hai le corna, sì? Non lo so. No, non lo sai. Dipende, dai. Non lo so, rimaniamo nel dubbio. No, lui ha fatto Kenshiro. Chi è? Dove sta Kenshiro? Vieni qua, via. Oh, vai. Ti è, raga, guarda che tipo, raga. Se conoscete Kenshiro, scrivetelo nei commenti. Se non lo conoscete, vivete in una grotta, perché se no... Okuto Eterno, ricordatelo. Okuto Eterno. Ricordatelo sempre. L'hai comprato, l'hai commissionato, l'hai rubato. Da dove viene sto cosplay? Questo un po' l'ho rubato. Ok. Gli stivali l'ho rubato. Li hai rubati? Dove stanno gli stivali? Li ha rubati dal negozio? Dal negozio, e un'altra parte l'ho fatto io, perché sennò qualcosa dovevo fare. Quanto hai speso? Più o meno una millata? No, ma scherzi, non no, ci sono mica, quindi un'ottantina di euro. Uno ci sta. Tu invece quanto hai speso? L'hai rubato? L'hai pantaloni, tutta roba ordinata, 200-250 euro. 300. I 1000 non ci arriva? No. Non ci arrivano i 1000, mi dispiace, i 1000 non arriva. Ditemi chi siete, perché siete esageratamente belli. Chi siete? Anche se siamo accecati, non vediamo niente. No, è vero. Jace, una skin di Jace di League of Legends. Di League of Legends, ancora c'è chi gioca a League of Legends, ancora funziona. Ancora funziona. Ancora sì. Funziona. Tu invece sei? Io sono Alice dal gioco Nicche, il giochino del telefono. Ok. Perché avete scelto questi personaggi? Perché è uno dei pochi che mi posso permettere con la barba. Con la barba. Ci giochi a sto perso? Ci giochi quindi? Sì. Ci vinci? No, ma... Sarà sempre mazzate, perde sempre. Sì. Devi shoppare per vincere. Tu invece ci giochi col tuo personaggio? Sì, ci gioco. Sì, ok, perché l'hai scelto? Perché è tutto rosa. Perché è tutto rosa. Che non so se si inquadra bene, perché siamo accecati dal sole. Qua l'avete comprato, l'avete rubato, l'avete commissionato. Da dove commissionato viene? Perché sono una sega a fare. Giusto, cose ciò che manualmente. va detto. Sì. L'hai commissionato, quanto hai pagato però? Tutto l'ambaradam? Dilazionato nel tempo sui 1000. Sui 1000, quindi al 1000 ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Tu invece quanto hai speso? L'hai comprato, l'hai fatto tu? Che hai fatto? Io ho fatto la parrucca, le orecchiette e le cuffie le ho comprate, e questo me l'ha prestato una mia amica. Oh, quindi c'è speso poco, diciamo. Sì. Tipo 30 euro. Bracci, a noi ci piacciono più quelli così, quelli fatti così, mordi e fuggi, diciamo. Bravo, sì. Quindi alla millata per te ci siamo arrivati. Sì. Come ti chiami? Mi chiamo Todd su Facebook. Todd, tu invece come ti chiami? Francesca Cesca. Francesca Cesca, dai raga, dai. Ragazzi, mo qua faccio la mossa del secolo. Potere del cristallo di luna. Giusto? No. Metto a sbaglio, qua c'è sta pure il motorino, c'è sta. No. Che cosa tu sei? Aspetta. Tu sei il drago Shenron. No, cioè, chi, allora chi sei? Lei sbagliate, tu hai l'ultima. Tu sei Sirio! Esatto! Oh, ci ho azzeccato. Tu invece sei? Crystal, perché ragazzi avete scelto questi personaggi? Perché sono i cartoni animati con cui siamo cresciuti. Oh, esattamente. Anche tu. Senti, domandona, vediamo se si allunga. Oh, si allunga un po'. Domandona. L'hai fatto tu, l'hai commissionato, l'hai rubato. Da dove viene sto costruito? No, l'ho commissionato. L'hai commissionato, tu invece? Me lo sono fatta io. Te lo sei, a te torniamo subito. Quanto hai speso? Per non si può dire perché l'ha fatto un amico, quindi non si può dire. I 1000, ci arriviamo a 1000? All'incirca, così lo teniamo contento. Tu invece quanto hai speso per farlo? No, sicuramente non 1000. Non 1000, mi dispiace. Quanto più o meno orientativamente? Guarda, allora ho fatto un ordine di 150 euro di materiali di recente, avevo già cose a casa. Ok. Quindi ho ordinato foam. Quanto tempo ci hai messo però? 5 giorni. 5 giorni, raga, record, secondo me è un record telefono, perché si è fatta tutta l'armaturona, facciamola vedere, tutta l'armaturona in 5 giorni, me coglioni, possiamo dirlo.
Come ti chiami? Maurizio. Maurizio? Maxine. Dai. Chi è lei? Di nome vero o di nome finto? Quello che ti pare, sì, puoi dire quello che vuoi, puoi dire. Io sono Jodio. Tu sei? Jodio Joestar. Jodio Joestar, tu sei? Giorgio. Tu invece tutto de rosso, lui ti fa il Milan. Tu sei? Sono della Roma. Franchino il criminale. Senti, perché avete scelto sti cosplay? Allora, perché me lo presta lei, la parrucca l'ha già fatta e voglio portare qualcosa di nuovo. Oh, tu invece? Perché sono fan di Giorgio, mi piace questo personaggio. L'hai comprato, l'hai fatto tu, l'hai rubato, da dove vengono i vostri cosplay? No, l'ho comprato. L'hai comprato, tu invece? L'ha comprato. Quindi mi dispiace. Quanto avete speso? 40 euro. Questo era un regalo, però, eh. Era un regalo, sì. Perché non lo sappiamo. Non so quanto era. Quindi un regalo. Mi dispiace, neanche stavolta arriva la millata insieme. Mi dispiace, la millata non ci arriva. Mi dispiace. Raga, ma qua io vedo tutta la gang di Giorgio. E la, come si dice, la Giorgio Gang? Possiamo dire la Giorgio Gang? Perché, no? Perché avete scelto sti cosplay, raga? Perché no? Fatti i cazzi tuoi, perché? Per quanto avete, l'avete comprato, l'avete fatto voi, l'avete rubato, da dove viene? Li ho fatti tutti io a mano. Tutti tu le fatti? Sì. E lei è la commissionatrice. Se vi serve un cosplay di Giorgio, rivolgetevi a Sharon che ve li fa a buon prezzo, diciamo. Quanto c'hai speso? Ha stato uno di qua a te. Quanto hai speso per fare queste tre cosplay? Questi tre insieme? Questi tre, pure il tuo. Ah, beh, 500 euro. L'insieme. Tutte e tre? Sì. Quindi alla millata, diciamo, non sì. ci arriva. No. Mi dispiace, la millata loro no. non ci arriva. Però ci sono anche loro due, ho fatto, quindi ma ci sono pure. Aspetta, perché forse alla mille ci arriva. Così è contento. Vieni qua. Vieni pure tu qua. Alla millata così ci arriviamo. Oh, così è contento. Pronti? Quindi tu come ti chiami? Enrico? Pasa. Ma com'è? Pasa, ma i vostri personaggi si chiamano invece? L'arancia. Arancia, vabbè. Tu? Jolin. Trish. Josuke. Rohan. Quindi tutte 1, 2, 3, 4, 5, quindi alla millata ci può andare. Ma tutti fatti da lei sono. Tutti fatti da me. Me coglioni, ragazzi. Se le serve un cosplay di Giorgio, rivolgetevi a, ripetiamolo. Sharon, ti metto il link tuo di Instagram così famo pure un po' di marchetta, famo. Ma quanto è fico lei? Lui, il tuo personaggio, quanto è fico? Grazie mille. Oppure tu col cappello in testa, va bene, via qua, via. Ma quanto siete fichi, come ti chiami? Jade. Tu invece? Rosario. Innanzitutto perché avete scelto questi cosplay che state usando? Perché l'ho portato con una mia amica che ha fatto Denki. Ok. E quindi l'ho riportato. L'hai riportato. Tu invece perché? Questo perché è uno dei miei personaggi preferiti della mia infanzia, quindi ho voluto farci un cosplay. Ci piace, ragazzi. Domandona. L'avete fatto voi, l'avete comprato, l'avete rubato. Da dove vengono i vostri cosplay? No, l'ho fatto a mano tutto io, da sui piedi proprio. Aspetta che mo su te torniamo. Tu invece? Io ho preso un po' di cose nel mio armadio e l'ho costruito. Questo è il migliore. Quanto ci hai speso? Ci ho speso più o meno una trentina di euro massimo. Ci piace, raga, ci piace. Tu invece ma l'hai devo fatto dire tu? Anche io una trentina di euro, quindi non... alla millata non ci arriviamo. Penso massimo 50 euro. Massimo. No, 1000 euro no, mi dispiace, mille... è una carnevalata. Carnevalata. Mi dispiace, 1000 euro mi non dispiace, ci siamo. Purtroppo non ci dicono i nomi! Ogni riferimento è puramente causale. Non devo drugare. Questi vengono direttamente da Star Wars, giusto? Giusto, sì. Giusto da Star Wars. Quanto siete fichi? Non ti mette l'elmetto? No, io me lo metto per forza. È timido, ma fa il timidone, fa. Fai il timido. Come ti chiami? Vanessa? Riccardo. Ragazzi, domandona. L'avete comprato, l'avete fatto voi? Tutto autocostruito. Tutte e due? Sì. Li hai fatti. Grande raga, grande Riccardo. Domandona a sto punto, che ci vuole? Quanto hai speso?
una spesa, cioè orientativamente più o meno, sì, intorno a tutte e due i costumi intorno ai 600 euro. Tutte e due 600 euro, quindi mi dispiace, a 1000 euro non ci arriviamo, ma sono fichi lo stesso, lo potete confermare qua sotto nei commenti. Quanto tempo ci hai messo? Ci ho messo 10 mesi. 10 mesi in due 600 euro. Sì. Mi piace, ragazzi, mi piace, però siete molto molto fichi, complimenti raga. Scrivetemi nei commenti quanto sono fichi da 1 a 10, anche se non hanno speso 1000 euro. Lui è Scorpion di Mortal Kombat. Domandona, domandona. L'hai comprato, l'hai fatto tu, l'hai rubato? Da dove viene il tuo cosplay? L'ho fatto io. L'hai fatto tu, e quindi super domandona a sto punto. Quanto ci hai speso? 400 euro. 400 euro. L'hai fatto, quanto tempo ci hai messo? Un paio di mesi circa. Un paio di mesi, quindi a 1000 euro non ci arriviamo. No, non ci arriviamo a 1000 euro. Mi dispiace, a 1000 euro non ci arriviamo, non è contento, e però è figo lo stesso, possiamo vederlo. Ragazzi, scrivetemi nei commenti quanto è figo da 1 a 10, anche se non ha speso 1000 euro. Ma come ti chiami tu? Su Instagram sono Henry con l'H DB trattino basso cos. Bravo, 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 ci piacciono, ragazzi. Ma io vedo sto catenone esagerato. Questo, sì, l'arpione di Scorpio. L'arpio, sempre tu l'hai fatto? Beh sì, un po' comprato. Vabbè, un po' comprato, un po' fa, però raga, fa vedere, fagli vedere l'artiglione. Ci sta, ragazzi, ci sta. Questo metaiagola. Ci abbiamo Azbin Hotel, giusto, raga? Sì. Tu sei? Come ti chiami tu? Lucifero. Tu sei Lucifero, tu sei? Io sono Charlie. Charlie, che c'è su sto foglio? I disegni, questo qua è il mio Azbin Hotel. Aspetta, fagli vedere Bosco. Ecco, momento marchetta. Tu, Azbin Hotel, sponsorizziamo l'Azbin Hotel. Tutte le anime che vogliono andare verso il cammino della redenzione devono venire qui al mio Azbin Hotel. Bravo, bravo, bravo. Domandona, domandona. Il vostro cosplay l'avete comprato, commissionato, rubato? Da dove viene? Allora, io l'ho comprato su AliExpress. Ci piace, il migliore, bravo. E poi ho fatto questo con un forcone di carnevale rotto e ci ho infilzato una vela finita. Per rimanere in carnevale, diciamo, eh? E invece il tuo? Io invece l'ho modificato, nel senso che ho comprato la giacca, i pantaloni e poi ho rifatto i cani. Vedi, fatto proprio bene, fammi vedere bene la precisione, ci piace. Quanto hai speso? Allora, sommando tutto quanto direi poco più di 100 euro. Quindi a 1000 euro non ci arriviamo? No. Non ci arriviamo a 1000 euro. Invece per te invece? Ah, mi sono scordato di dire che questo l'ho fatto io. Vedi, ecco, questo l'hai fatto tu. Sì. A 1000 euro ci arriviamo? No. Non neanche con te. Quanto hai speso in totale? Allora, per questo sarebbe 21 euro in realtà, però con la spedizione 40. 40? Qualcosa. Il cappello? Il cappello costava 12 euro, credo, poi tutto il resto l'ho fatto io, non mi ricordo neppure. Ok, quindi 100 euro, 150, sì. A rotto andiamo a 150, va. Però 1000 euro non ci arriviamo. No. Mi dispiace, tanto era pure Azbin Hotel, andava a finire nella pattumiera. Vabbè, raga, invece siamo, questo è un altro cosplay di Genshin Impact. Okay, Genshin Impact 2.0, diciamo. Senti, da dove l'hai fatto tu, l'hai comprato, l'hai rubato? Allora, dall'accento non può sembrare, ma l'ho comprato. L'hai comprato. Quanto ci hai speso? Allora, ho comprato usato. Ok. Ho risparmiato. Bravo. 50 euro con la parrucca. Ah, ci vuoi con la parrucca? Caccia ai 1000 euro. Caccia, mi dispiace, a 1000 euro non ci arriviamo allora. No, non sono cosplayer. Questa volta a 1000 euro non ci arriviamo. Ma è fico lo stesso, possiamo dirlo, raga. Ah, aspetta, però no. È come Genshin Impact, quindi andava a finire nell'immondizia. Vabbè, è fico lo stesso. Che gamma fa? Ragazzi, concludiamo invece il video con le top cosplayer, possiamo dirlo? Possiamo dire le top cosplayer? E diciamolo. Come vi chiamate? Nome d'arte o... Quello che ti pare, quello che vuoi. Mia la hard cosplay. Vai, tu invece? Valentina. Tu invece? Martina. Martina, sentite ragazzi, domandona. Oh.
Dove avete preso il cosplay? L'avete comprato, commissionato, rubato? Da dove viene? Rubato, non è vero. Allora, non il vestito l'ho comprato da una ragazza e guanti, imparatori me li ho fatti io. Vai, tu invece? L'ho tirato fuori da una conchiglia in fondo al mare. Brava, il migliore, questo è il migliore. Tu invece? Me l'ha cucito nonna. Te l'ha cucito nonna. Ma la, quella domandona proprio della giornata è un'altra, zì. Quanto hai speso? Il vestito? Tutto, tu quanto in generale, quanto hai speso? Ma totale, aggiungendo la roba, lei sui 130. Così. 130, tu invece quanto hai speso? 45 euro. Vai, tu invece? Cinquantina. Quindi a 1000 euro non ci arriviamo. Ma anche mi, no, guarda, viaggio con 1000 euro. A 1000 euro non ci arriviamo, mi dispiace. Però so finché lo stesso, ti raga, voglio dire, ho tanta roba. Ragazzi, voi scrivete nei commenti che voto gli date a loro da 1 a 10, anche se non hanno speso 1000 euro. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale Sciocarini!